Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Io sono molto contento, sono anche un po' emozionato di stare al tavolo, appunto, di fare un po' gli onori di casa con Marisa Laurito e Geppi Gleieses. Le presentazioni sono state già fatte, io mi limiterò un po' a fare da, come dire, sollecitatore, no? di domande, di questioni, ovviamente in, rispetto allo spettacolo che abbiamo potuto vedere ieri sera al suo debutto, ma anche più in generale un po' al, da dove nasce, no? Questo spettacolo, quali riferimenti possiamo cogliere, eccetera. Allora, io non posso non iniziare parlando ovviamente di Luciano De Crescenzo, che a cui anche farei un applauso. Luciano De Crescenzo, che è l'ideatore evidentemente, no, del progetto Così parlò Bella Vista, a partire dal romanzo. Insomma, io sono un professore, quindi devo fare anche un po' di storia, anche se io sono un professore di storia del cinema, per cui, come dire, in qualche modo parleremo anche forse dei profondi legami che ci sono tra il testo messo in scena da Gleieses e dalla sua compagnia e il film, no, da cui poi è tratto. Dicevo, romanzo che esce per Mondadori nel 77, grandissimo successo, e poi film sceneggiato dallo stesso De Crescenzo e Riccardo Pazzaglia nell'84, seguito poi dall'anno successivo da Il mistero di Bella Vista, altro, in qualche modo altro film seguito, no, del progetto. Allora, intanto la prima questione che mi veniva così da porre ai nostri ospiti era: perché proprio questo spettacolo, perché oggi, perché adesso, e con quale tipo di, diciamo così, con quale modalità vi siete approcciati al testo originale e quale lavoro c'è dietro rispetto a quello che poi è alla fine un omaggio, no? Rispetto ai precedenti, insomma, romanzo e film. Io sono stato praticamente costretto a fare questo spettacolo. Mi spiego. Credo che fosse un'idea innanzitutto di Benedetto Casillo, che purtroppo non è qui, ma non è morto, però è sempre con noi, che è l'unico che tra le altre cose interpreta in questo spettacolo il ruolo che interpretava anche nel film, cioè quello del vice sostituto portiere Salvatore. E Alessandro Siani mi chiamò per dirmi: guarda Geppi, noi vorremmo fare la riduzione teatrale di Così parlò Bella Vista. Allora la condizione che diceva: ah bene, la devi fare tu. E come la devo fare io? Non è possibile. Io stavo esattamente con due spettacoli che probabilmente alcuni di voi avranno visto qui al Carignano, con Filomena Marturano e Il piacere dell'onestà, tutte e due con la regia della Cavani, e insomma, stavo, insomma, alternandomi tra i due, e quindi è chiaro che non era in quel momento nel mio percorso E così parlo Bella Vista. Però Alessandro, che aveva in mente di farlo lui, mi disse: guarda, io ho parlato con Luciano e noi pensiamo che lo puoi fare soltanto tu. Io ho anche prenotato delle date, parliamo della stagione 17-18, ho anche prenotato delle date e un teatro napoletano importante che era l'Augusteo, per le date di Natale, che sono date prestigiose per i teatri napoletani, e ho detto: guarda, se tu non fai lo spettacolo quest'anno, ne possiamo parlare l'anno prossimo, ma non ti assicuro nulla, e comunque io non potrò interpretarlo, potrò fare al limite la regia e la riduzione. Poi lui annullò le date. Poi mi chiamò pochi mesi dopo e disse: mo che facciamo? E facciamo, e ci ha capito, va bene, faccio la riduzione e la regia. Dopodiché la feci, oltretutto la scrissi materialmente qui a Torino, appunto nella stagione 17-18, e al mio fianco c'erano i due collaboratori, due amici carissimi, sono anche in compagnia adesso, che sono Gregorio De Paola e Agostino Pannone.
e con loro, dettando a loro, un po' scrivendo, un po' di fantasia, un po' dal libro, un po' di farina nel mio sacco, perché anche poi era una sceneggiatura dell'epoca, c'erano nelle scene tra me e la mia fidanzata, c'erano delle cose che avevo scritto io, sì, che Luciana aveva provato. E così nei 10-12 giorni facevo questa riduzione, poi dopo rivista, corretta, insomma, però è quella. Venne molto frizzante. Interpretai, adesso non l'ho mai detto, oggi lo dico, interpretai un grande attore napoletano per fare il ruolo di Bellavista, che era Mariano Vigillo. Mariano lesse il trattamento e mi disse subito sì, lo faccio. Io ci pensai sopra 5 giorni, 6 giorni, 10 giorni, il decimo giorno dissi una frase tipica di noi napoletani: ma perché a Giaia arricchì a qualcun altro, perché devo andare a arricchire a qualcun altro? Ho deciso, la faccio io. Lo comunicai ai due carissimi amici, Giampiero Mir, padre di Elisabetta, che è qui, il quale esultò per il fatto che ho deciso di farla io come attore, e anche Alessandro Siani ha la stessa reazione. E così decidemmo di fare questo spettacolo. Io lo andai a comunicare a Luciano, era presente sua figlia, e gli dissi: Luciano, abbiamo deciso di fare Così parlò Bellavista al teatro. E lui mi rispose: già non stavo bene, non stai sfruttendo, cioè mi stai sfruttendo, no, facciamo veramente Bellavista al teatro. Debuttiamo al San Carlo di Napoli, dove, come sapete, il teatro, massimo teatro napoletano, il più bello del mondo, se non il più bello, dove non si fa mai proprio, era fatto soltanto Eduardo e poi Luca con Napoli Milionari. E dice: no, debuttiamo al San Carlo. Allora lui si alzò, aveva già un po' di difficoltà ad alzarsi, per poi tentare di inginocchiarsi, di sdraiarsi per terra, non si capiva. Allora la figlia fece: papà, che stai facendo? Voi ti inginocchiare, cioè, questa fu la sua reazione e la sua felicità per la realizzazione di questo progetto. Poi è venuto tutto come venne il film, secondo me, tutto molto zampillante, tutto molto felice, senza nessun intoppo, con grande gioia, con grande affetto tra tutti i partecipanti, che accettarono tutti, devo dire subito, di buon grado, gli attori che poi io presenterò, che sono qua, tranne una, che era Marisa Laurito. Che non è che non accettò perché non voleva accettare, ma perché lei è sempre operata, lei fa 5 cose in un giorno, fa 5 lavori in un giorno, non si sa come fa, va registra per la radio, fa fotografie, fa mostre, è un'artista poliedrica, fa vari spettacoli nello stesso giorno, uno qua, uno a Moncalieri, uno a Vercelli, praticamente così. Tant'è vero che oggi ho detto: vado a vedere la mostra di Mantegna. E detto: oh, voglio vedere pure i nomi, possibili, non ci credevo, sei libera, sì, vabbè. E così, poi dopo un lungo corteggiamento. Diciamo che sono stata costretta anch'io, ecco, diciamo la verità. Dopo un lungo corteggiamento, serratissimo, lei ha accettato di fare il ruolo di mia moglie, che a mio avviso, e parliamo di un'altra grande attrice, cioè di Isa Danieli, che il ruolo che lei fa meglio di Isa Danieli. Io ero nel film, posso dire, no, ho 65 anni, posso di dire quello che penso, no? Ho detto pure Mariano Rigillo, sto svelando cose che non ho mai svelato. Mai detto. Ecco. E poi Benedetto Casillo, che era appunto, fa lo stesso ruolo, è l'unico che fa lo stesso ruolo che faceva anche nel film, quello che dice sostituto portiere. Poi Nunzia Schiano, che per me è la migliore caratterista italiana, napoletana, italiana di me. Un'attrice straordinaria, che aveva fatto con me già Filumena, e in realtà poi siamo più fratello e sorella che non amici, ci vogliamo bene tanto, ormai da alcuni anni. E poi il Ghostbuster, il Blockbuster, Salvatore Misticone, Vittorio Sorcolo, che è uno dei protagonisti dello spettacolo, lo spazzino, ma poi ognuno di noi, tranne noi due,
non so, tranne 4 o 5 fanno tanti ruoli, insomma, credo che per esempio Salvatore faccia 5. 6. 6. Come fai? 4 o 5. Ecco. Elisabetta Mirra, che ho citato prima. Compagnia ormai da alcuni anni, abbiamo finito di fare Amadeus, è stato camminare come su un filo a 100 metri d'altezza, perché Amadeus, una regia di Concialoschi, abbiamo finito la Pergola domenica, questo non lo facevamo praticamente da un anno e l'abbiamo fatto due giorni, insomma, abbiamo fatto Caprioli, più che noi l'hanno fatto i tecnici, sono stati bravissimi con la collaborazione naturalmente dei tecnici dello Stabile di Torino. Agostino Pannone, anche lui. Carissimo amico, è il mio fidatissimo collaboratore, se gli assegno un compito sono sicuro che lo fa, e lo fa anche molto bene, anche lui con me in Amadeus e anche lui con me in Filomena Maturana. Gregorio De Paola, che ricopre il ruolo che facevo io da giovane, quella di Giorgio, e Adriano Falivene, che è arrivato quest'anno. Parte ed è molto bravo anche lui, ha fatto anche con noi la Filomena Maturano, Brunella De Feudis, amica carissima, bravissima attrice, e poi la sorpresa è che Cazzaniga, cioè il ruolo del milanese, che è praticamente l'alter ego, no? di Bellavista, con cui c'è quella proverbiale scena in ascensore che qui a ieri, ma non solo ieri, ha catturato un po' tutti, anche perché si svolge realmente a mezza altezza, se fortunatamente non soffriamo di vertigini l'uno nell'altro. E Cazzani, il ruolo è ricoperto da un torinese doc, amico, a cui voglio molto bene e che sono contento che abbia accettato di fare questo spettacolo, che ha fatto con me, sta facendo con me anche Amadeus, che è un nostro concittadino illustre, Gianluca Ferrario. Capuano, che interpreta vari altri ruoli. Ecco, intanto io ho fatto l'introduzione, poi se ne parlo solo io. Allora, io magari mi rimarrei un momento ancora su De Crescenzo, per poi magari arrivare un po' allo spettacolo. Allora, prima si diceva che la signora Laurita è un'artista poliedrica, no? Infatti è così, e anche Luciano De Crescenzo è particolarmente poliedrico. Artista, scrittore, divulgatore, sceneggiatore, no? Autore TV, romanziere, anche filosofo e storico, con una sua particolare, diciamo, predisposizione per questi temi. E però ricordare, o comunque al di là delle agiografie, insomma, anche così discutere di una figura come De Crescenzo significa anche discutere di una stagione, no? Del cinema, della televisione, del teatro, che per forza di cose chiama con sé anche altre figure, Lorenzo Arbi, anche citando il film, ma non soltanto, no? Fino ad arrivare addirittura alle sorelle Fumo, che partecipano al film, Riccardo Pazzaglia, che ho già citato prima, Andy Luotto, Renato Scarpa, eccetera. Figure di Napoli e non, no? Che in qualche modo hanno a che fare con una, ripeto, una stagione irripetibile dello spettacolo italiano. Allora magari vorrei chiedere alla signora Laurito che cosa in qualche modo significa riprendere, no, quel testo, quella stagione oggi, quando molte di queste figure non ci sono più, oppure in qualche modo fanno altro, eccetera, e che cosa significa fare teatro, in particolare questo spettacolo, con quel tipo di background, con quel tipo di passato. Come ho detto prima, io sono stata costretta, ma non perché avevo molto da fare, perché non credevo nell'operazione. Ne avevo discusso anche spesso sia con la figlia di De Crescenzo, ma anche con Luciano stesso molto tempo fa. Quando poi Geppi mi ha mandato il copione, ho capito che sarebbe stato un successo e ho immediatamente detto di sì. Perché Geppi ha fatto una traduzione di questo
testo cinematografico veramente straordinaria. Fare parte di questo spettacolo per me naturalmente è molto importante per due motivi. Prima di tutto per un motivo sentimentale, perché Luciano ha fatto parte della mia vita, come spesso dico, ha illuminato la mia esistenza con la sua ironia, con la sua comicità, col suo amore, col suo affetto, con la sua cultura, con i suoi giochi. Quindi era una cosa dovuta, e non solo dovuta, ma anche che alla fine mi ha fatto veramente molto piacere, poi anche per come sono andate poi le cose, perché è stata l'ultimo spettacolo che Luciano ha visto, ma che adesso guarda dall'alto, come dire. Si diceva sperante, quindi speriamo veramente che sia in una posizione che ci possa guardare. Invece per quello che riguarda Luciano De Crescenzo, come lei giustamente ha detto, però lo voglio sottolineare, Luciano è stato un numero uno in moltissimi campi, è stato addirittura campione di offshore, lui dovunque è stato molto fortunato, perché naturalmente nella vita bisogna avere anche molta fortuna, però è stato un uomo straordinariamente curioso, colto. Lui sapeva disegnare benissimo, tant'è vero che il primo libro che lui ha scritto e che ha avuto un grandissimo successo è stato Raffaele, un libro di vignette. Poi ha fatto cinema, teatro, televisione, ed è stato un gruppo quello che lui ha, come dire, messo su in piedi insieme ad Arbore, un gruppo di cui io faccio parte, ho l'onore di fare parte, un gruppo straordinariamente forte, ma non perché è forte, perché sentimentalmente forte, oltre che talentuoso. Ci vogliamo molto bene, parliamo la stessa lingua, anche quelli che non erano napoletani, anche Renato Scarpa, fa parte, perché gli esseri umani poi si incontrano, no? Anche con Geppi è stato un incontro bellissimo, ci conoscevamo prima, ma non ci eravamo mai frequentati tantissimo. Ed è stata una scoperta, perché Geppi umanamente è una persona straordinaria. E quindi quando ci si incontra artisticamente e anche umanamente, arriva la magia, se si ha il talento, ovviamente, quella è la base, ovviamente. E quindi è stato molto bello poter intraprendere questo percorso, e adesso devo dire la verità, io ieri sera mi sono messa a piangere al finale dello spettacolo, perché Luciano mi manca moltissimo, e fino a pochi giorni fa, avendo, come dice Geppi, tante cose da fare, la morte di Luciano va e viene nella mia mente. Adesso con questo spettacolo invece è veramente presente, e quindi la mancanza è veramente molto forte. Allora, si parlava di Napoli, di chi non è napoletano, eccetera, quindi io colgo subito uno degli elementi più forti e interessanti del progetto, diciamo così, parlo della vista, dal film fino in particolare allo spettacolo messo in scena, e cioè questa sorta di diatriba, di rapporto, no, di univocità tra Napoli e il resto del mondo, no, in qualche modo, in particolare con questa famosa, non credo di spoilerare come si dice oggi, o di insomma in qualche modo di dire qualcosa che non sapete, ma insomma con questa famosa diatriba tra gli uomini d'amore e gli uomini di libertà. Allora io premetto che sono, secondo queste categorie, un uomo di libertà, sono milanese e quindi, come dire, in qualche modo, anzi mi fa anche piacere essere a questo tavolo proprio in questa modalità di confrontarsi, no, tra le differenze. Ovviamente è un paradosso, perlomeno è uno stereotipo o un insieme di stereotipi che dal film
dal romanzo al film fino al vostro spettacolo, fa di uno degli elementi, no, quella la differenza tra nord e sud, più interessanti, ma anche diciamo più, e questo dello spettacolo si vede benissimo, più frizzanti, più fonte di, alla fine, di abbattimento, no, di quello stereotipo iniziale di cui parlavo. Allora, cominciamo un po' a discutere di questo elemento. Napoli e il resto del mondo. Come si può oggi ancora discutere, anche perché il film è un film che si colloca molto bene in un periodo, no? Lo spettacolo vostro invece è molto attuale, è molto, cioè supera quella fase in cui si colloca il film, e poi alla fine parla di oggi, pur essendo molto legato anche a una stagione che non è più quella di oggi, no? Insomma, non so se è chiara la domanda, ho fatto un po' un pastrocchio, ma ad ogni modo senso era chiaro. È molto chiaro. Innanzitutto, per concludere il discorso su, cioè concludere, naturalmente certo, continuiamo a parlare di Luciano per forza di cose, però io credo che lui ha saputo che noi abbiamo fatto il San Carlo, probabilmente siamo stati in San Carlo, poi siamo stati nel primo teatro privato italiano, che è il Diana di Napoli, e nell'altro che è il Quirino di Roma. Ora siamo nel primo teatro nazionale d'Italia, questo non ce lo dimentichiamo, lo voglio ricordare anche ai torinesi, che devono essere orgogliosi di questa classificazione, perché il Teatro Stabile di Torino, considerando fuori il piccolo che è teatro d'Europa, è il primo teatro nazionale italiano. E si vede, sia per qualità di programmazione, per i suoi collaboratori, per la gestione dei teatri, per le produzioni, insomma, è sicuramente, a me, per secondo me, anche di gran lunga superiore al piccolo, perché ha anche degli elementi artistici di riferimento in questo momento, che al piccolo mancano purtroppo. Piccolo non ha mai saputo sostituire Ronconi e tantomeno Strehler, quindi. E invece c'è una continuità artistica anche importante, prima con Martone, poi con Binasco, e poi collaborazioni esterne, anche giovani come Filippo Dini, che si sono affermati anche qui. Quindi credo che Luciano oggi sapere che di essere nel primo teatro nazionale italiano con una sua opera, credo che sarebbe molto felice. Io personalmente, per storia, per cultura, non avrei mai pensato di poter fare una di mettere in burletta a crocchiare quattro cose per fare questo spettacolo. Ci ho lavorato con grande attenzione, conoscevo la materia filmica profondamente di cui trattiamo, e quella del romanzo, perché come lei avrà notato, come vedranno gli spettatori, ci sono delle parti che riguardano proprio il romanzo, e addirittura sono, non dico le più divertenti, ma tra le più divertenti. C'è un cenacolo più lungo in cui si parla proprio diffusamente della teoria dell'amore e della libertà, e si conclude con quella straordinaria immagine che dice, la cito perché per quelli che, questo lo possiamo spoilerare, per quelli che non ci sono, non sono venuti ma che verranno, a un certo punto dice, parla delle corde stese tra palazzo e palazzo per stendere i panni a Napoli, no? Che uniscono tutte le case l'uno con l'altro, e dice a un certo punto, questo è nel romanzo, immaginate che il Padre Eterno volesse portarsi in cielo una casa di Napoli, con sua grande meraviglia si accorgerebbe che piano piano, una dopo l'altra, se ne verrebbero tutte quante dietro alla prima, come un enorme gran pavese. Dio se le porterebbe tutte in cielo, praticamente. Case, corde e panni, canzoni di femmine, canzoni di donne e allucchi guaiun, strilli di bambini. E un'immagine, una forza poetica micidiale, come diceva, degna del miglior di Giacomo, come diceva Marisa. Lui è stato anche un grande poeta e secondo me è stato anche un grande filosofo. Io credo di aver masticato abbastanza filosofia, ma se oggi ti vai a rileggere alcune delle sue cose, lui ha scritto tanta filosofia. Lui diceva, ha sempre voluto dire questo, io ho copiato bene. Oppure diceva, hai scritto poesie, sono un quasi poeta. Lui si diceva di se stesso. Era di una modestia impressionante, ma del resto è una persona che vende 25 milioni in 42 paesi diversi. È chiaro che, e poi è bello, vince i campionati mondiali offshore, è intelligente, ha fatto l'ingegnere con successo, scrive bene, fa bene i film. È chiaro che
buona parte dell'intelligenza può odiarlo. Ecco, noi nel nostro piccolo possiamo dire, da un certo punto di vista, almeno in teatro, di averlo tra virgolette sdoganato. Si sdogana da se stesso, perché Luciano era un personaggio troppo grosso. E a volte è stato anche sfortunato, per esempio purtroppo è morto insieme a Camilleri, ed è chiaro che Camilleri in qualche modo, anche con uno straordinario successo di Montalbano, lo ha oscurato, ma non è giusto, non è così. Luciano è un autore straordinario, e io credo di avere, appunto, lei mi insegna, fare un no, questo non, tranquillamente me lo insegno. Il linguaggio filmico e il linguaggio teatrale sono due cose completamente diverse. Con Cialoschi era, per esempio, in polemica col fratello, che diceva: per me fare un film, fare una commedia è la stessa cosa. Lui pensa che siano due cose del tutto diverse. Scriverne è addirittura un salto mortale, cioè, nel senso che puoi creare in teatro dei primi piani, ma lo devi fare attraverso dei set immaginari che poi devi rendere leggibili al pubblico. Infatti la nostra scena è, credo, molto bella, il Palazzo dello Spagnolo a Napoli, un'enorme scena, alta 7,5 metri, attorno alla quale, sopra la quale, all'interno della quale, brulicano migliaia di formichine, che siamo noi, i personaggi, ai piani superiori, ai piani inferiori, usciamo, entriamo, e poi in una zona, nella zona sinistra si svolge una scena, mentre sulla destra si prepara un'altra. Poi si passa in palcoscenico, perché viene recitata anche in palcoscenico una parte, la famosa scena del Cavalluccio, che poi era quella di Riccardo Mazzaglia. Ecco, solo in questo modo, solo rendendosi conto che stai facendo teatro e che devi pensare a canoni teatrali, non a canoni cinematografici, un'operazione del genere può andare a buon fine. È uno spettacolo che credo vivrà ancora a lungo, io sono molto felice. L'anno prossimo andremo alla Pergola, ormai siamo stati sdoganati anche dai teatri pubblici, quindi dopo già faremo una bellissima tournée anche al nord, perché è giusto che si veda al nord, perché noi abbiamo visto addirittura che non dico che l'accoglienza della prima di Torino, tutti conosciamo, insomma, i torinesi, il torinese è un pubblico molto sensibile, non facile, molto sveglio, per nulla addormentato, sveglissimo, ma appunto gli applausi a scena aperta sono un pensiero sociale, ecco, diciamo, difficile da realizzare, invece qua si è realizzato tutto, e per cui insomma la contentezza è tanta. Quanto alla sfida nord-sud, è una roba vecchia come il mondo, ed è vero, è così, ma possiamo pensare ai film di quando la spalla di Totò era Macario, per esempio, no? Oppure a film straordinari come La Grande Guerra, no? In cui i protagonisti erano un romano che era Alberto Sordi, un uomo del nord, che era Vittorio Gassman, e là si trovavano riuniti nella stessa sofferenza. Qui si trovano riuniti in un nucleo che è un nucleo d'amore, e piuttosto che un nucleo di libertà. Poi alla fine scopriamo che Gianluca, alias Gazzaniga, e Bellavista sono due uomini d'amore che si devono muovere nel mondo dell'amore. L'ultima cosa che vorrei dire è che si è portato dietro Luciano, oltre alla grandissima ironia, alla grandissima bravura, anche un'aura forse di bonomia che in qualche modo è stata considerata eccessiva, no? Quasi che ci fosse troppo miele. No, non è vero, perché tutto è sempre, continuamente, basta semplicemente aprire gli occhi e leggerlo bene, riscattato dall'ironia, che è sempre presente, sempre fortissima, dalla comicità. E questo infatti, è una cosa che riguarda tutto il loro gruppo. No, ma infatti io credo che quello sia stato il problema più, come dire, grave per i critici e per alcuni della cultura, diciamo, definiamola così. Camilleri diceva altro della cultura. Camilleri diceva che che è cultura anche una bambina che raccoglie un fiore in un prato. Quindi la cultura è difficile definire dove la si può trovare, in verità. Comunque sia, Luciano ha scritto qualunque cosa lui abbia scritto, aveva un fondo di grande ironia, di grande divertimento, ed è questo che non gli è stato perdonato, perché molti non capiscono che dire delle cose
importanti, portandole al popolo, raccontandole, facendole capire. In Grecia i testi, i libri di Luciano sono studiati nelle scuole, quindi evidentemente è un problema tutto italiano, eh? E forse Umberto Eco si sarà molto seccato di aver venduto meno di Luciano per le scienze, con il pendolo, nella prefazione, altro che, certo che sì, nella prefazione di Bellavista Luciano scrive una cosa bellissima che poi ho ripreso anche nelle mie note di regia, e cioè dice, noi abbiamo pensato di attraverso grandissimi scrittori, no? Come Raffaele Lacape, come Anna Maria Ortese, Napoli e insomma Cuba, di grande cultura, di grandi scrittori, Domenico Rea, Luigi Compagnone e tanti altri, abbiamo cercato di togliere il folklore e il belletto dal volto di Napoli. Il problema è che molto spesso, raschiando troppo forte, oltre al belletto, noi abbiamo rischiato di togliere la pelle dal viso di Napoli, quindi di cambiare la fisionomia dei napoletani. Lui era, appartiene, apparterrà per sempre a una schiera di grandi napoletani che sono passati nel tempo, ma che addirittura lui ha, tra virgolette, leggermente oscurato, come Giuseppe Marotta, che era un suo riferimento principale, lui adorava, come ho adorato anch'io sempre Giuseppe Marotta, come certo Salvatore Di Giacomo, certo Ferdinando Russo, alcuni scritti di Matilde Serao. Ecco, allora là si capisce che un determinato tipo di umorismo, perché l'umorismo, che poi è una definizione estremamente eduardiana, no? In questo senso, dice, lui aveva chiamato la sua compagnia il teatro umoristico, non il teatro comico, umoristico, perché sotto la comicità c'era un humus, sempre il dramma, è sempre incombente, anche qua. Ed è quello che è interessante, no? Altro che, e poi lui si raccontare il dramma facendo sorridere. Io credo che questo sia una delle cose più importanti che un autore possa fare, no, Gerbo? Altro che, quando lui per esempio parla con al giovanotto della camorra, al camorrista, no? Ma vi rendete conto che fate una vita di merda? Da dire a un camorrista, e all'epoca io l'ho svelato al... lo sapevo avendo fatto il film, l'ho svelato al San Carlo, fece rumore, e che io sappia Luciano fu anche minacciato per questo, perché non si dice impunemente, no? Ai boss e ai loro seguaci una roba del genere. Era un uomo che aveva anche grande coraggio, non voleva per esempio che venisse fatta, volevano che la scena della lavastoviglie non fosse fatta così perché era troppo napoletana. Lui dice no, o si fa così o non faccio proprio il film. Voleva certi attori e non altri, no, se non si prende questo attore, allora, un uomo anche che aveva le sue, perdonate l'espressione, un uomo che aveva le palle, un uomo che sapeva quello che voleva fare e lo faceva e lo portava a termine, con coraggio e con determinazione, e si arrabbiava anche. No, ma poi spesso si taccia alcuni di oleografie, è capitato proprio a Renzo, a me, a Luciano, in un articolo di Fofi. E ci disse che noi tre eravamo oleografici. Adesso, perché io, perché avevo portato proprio a Torino 900 napoletano, quindi ero nel gruppetto per questo motivo, Arbore per l'orchestra italiana, Luciano per i libri. Allora noi abbiamo sempre combattuto questa sciocchezza, perché il Vesuvio è oleografico, ma perché? Il Vesuvio è bello. Gli spaghetti sono buoni, la tarantella è meravigliosa e io voglio sempre parlare di tarantella, di Vesuvio e di spaghetti senza essere definita oleografica, perché c'è un atteggiamento da parte dei critici veramente, io trovo imbarazzante, no? Perché dipende naturalmente da come se ne parla, da come si affrontano questi discorsi, perché si può essere effettivamente oleografici e scadenti, ma quella è un'altra cosa, dipende da come si affronta il mondo dello spettacolo. Se sei colto lo affronti in un modo, se sei ignorante in un altro. Ma di per sé, perché noi non dobbiamo parlare delle cose meravigliose che a Napoli, come la canzone napoletana degli anni d'oro, tra l'altro scritta da grandissimi
personaggi coltissimi, perché questi signori hanno scritto le canzoni napoletane dell'epoca, erano quasi tutti laureati, erano tutti, facevano quasi tutti parte della borghesia, non certo del popolo. Poi c'erano anche quelli del popolo, come Viviani, grandissimo, che scriveva fischiettando la musica e si faceva scrivere. Quindi questo è il, insomma, è da comprendere. L'Italia, ma non solo l'Italia, ha sempre avuto in effetti questo problema, no? Insomma, che unisce due cose: intanto l'incapacità di credere che un successo che ha, che uno spettacolo, un film, eccetera, che ha grande successo sia anche valido qualitativamente, no? Questo è stato un grosso problema che ha un problema interno. Quando si è nazional popolare, esatto, è una tragedia. E l'altra questione riguarda esattamente questo, il nazional popolare o il pop, no? Che è considerata una cosa di secondo ordine, quando non addirittura da evitare, no? Per anni è stato così. Io vorrei un attimo tornare al discorso della compagnia, no? Per anche, insomma, invitare chi non ha ancora visto lo spettacolo a vederlo, che è davvero bellissimo, ma anche inaspettato, perché io ho rivisto il film da pochissimo tempo, proprio per prepararmi, ma insomma, anche perché è sempre un piacere rivederlo, però al contempo ho trovato che lo spettacolo è qualcosa di diverso, qualcosa di estremamente fedele, coerente con il testo di, con la matrice, insomma, con il testo di partenza, ma anche appunto un'innovazione per tutta una serie di ragioni che possono, sono state anche dette, ma anche perché in effetti c'è una scelta di casting estremamente oculata, intelligente, no? La compagnia lavora, insomma, chi... Beh, ha chiamato me per forza l'intelligenza. Beh, certo. A partire ovviamente da la signora Laurito, ma anche... Stavo giocando, no, ma guardi che io sono un suo... io sono un suo ammiratore, ma veramente spiegatato, grazie, quindi, guardi... grazie, quindi non mi trovo oleografica, mi fa, no, piacere. Non sono anche per ragioni anagrafiche, ma al di là di questo, secondo me il ruolo, vorrei un po' i ruoli, vorrei un po' sentire che cosa ne pensate da regista, attore e da attrice dello spettacolo in generale, sono stati proprio costruiti un po' con quell'idea anche di proprio compagnia, no? Un po' capocomicale, come una volta, insomma, non solo una volta, cioè con quell'idea di unire caratteristi, figure più centrali, figure anche che appaiono ma che comunque lasciano il segno, appaiono soltanto e poi lasciano il segno, no? Ecco, quest'idea di gruppo anche, che ovviamente c'era già nel film, no? Che per esempio si vede anche nella duplicità o comunque nell'utilizzo del monologo e del dialogo, che sono forse le forme più importanti di questo tipo di spettacolo, no? Il monologo che porta avanti, ma al contempo c'è una schiera di figure, di caratteristiche, compaiono, scompaiono, ritornano, eccetera. Allora, innanzitutto volevo dire, poi naturalmente voglio anche che i nostri colleghi dicono, si presentino e parlino anche loro, perché parlano, giuro, sono tutti parlanti. Secondo me Marisa da un certo punto di vista è stata sfortunata. Perché è stata sfortunata? Perché è talmente simpatica come donna e la sua simpatia è talmente debordante, non si riesce a fermare. Uno dice, vabbè, è simpatica vederla in video, no, di persona, quando c'hai a che fare, è la stessa identica cosa, anzi addirittura più simpatica, perché scopri che è vero. Allora, è talmente simpatica che uno non si rende conto di quanto è brava. Lei è un'attrice magnifica. Non so nemmeno, perché poi è molto, poi è molto, in realtà la donna è modesta in questo senso, quindi non so nemmeno fino a che punto, no? Io ho consacrato, lei lo sappia, se ne renda conto, io ho consacrato la mia vita a questo mestiere, ho fatto 12 film, ma faccio prevalentemente, quasi esclusivamente teatro, sono da un certo punto di vista l'ultimo dei capocomici, sono stato il più giovane capocomico d'Italia 40 anni fa, ne avevo 25, e da allora continuo a produrre e produco svariate compagnie con tanti attori.
buon'anima di Luigi Squarzina diceva sì, se faccio perché Marino infatti gli aveva chiesto facciamo questo spettacolo, sì lo faccio se il cast lo fa Geppi, così Luigi Squarzina è 35 anni fa e quindi mi diverto molto a cercare i personaggi giusti. Io credo che il fatto di creare una famiglia, perché questa è una vera e propria famiglia che va avanti, molto numerosa, sia molto piacevole, molto bello. Per me è una straordinaria boccata d'ossigeno, che in Amadeus io 5 minuti prima uccido, praticamente faccio morire, faccio sì che muoia Amadeus, che ho avvelenato io Salieri, che ho avvelenato. 10 minuti dopo mi taglio la gola, tra le altre cose Amadeus è interpretato da mio figlio, potete immaginare che coacervo di tragedia ci poteva essere in quello spettacolo. Sono arrivato in casa, vamo a respirare un po', finalmente un sospiro di sollievo. E poi ritrovarmi con amici con cui appunto siamo in corsa in questa avventura, anche con almeno con quattro di loro, anche in Amadeus e anche in tante altre avventure. Ma quindi sì, è vero, è una, da un certo punto di vista è una compagnia vecchio stampo, è una compagnia capocomicale. A proposito di quello che diceva lei, che io trovo giustissimo, io dirigo il Teatro Quirino di Roma. Il Teatro Quirino è dedicato a Vittorio Gassman. Vittorio Gassman diceva che il teatro deve essere d'arte popolare. Perché io ho fatto per esempio tante cose, tipo Moscato, Uccello, ultimamente ho fatto a Spoleto, Festa di Spoleto, Le Cinque Rose di Jennifer, ma non lo faccio a Quirino. Non lo faccio a Quirino perché è un teatro di 900 posti e io devo fare al Quirino arte popolare, devo sviluppare determinate cose che abbiano un richiamo sicuro e certo sul pubblico e anche quello devo cercare di programmare in quel teatro. E non c'è nulla di male, se lo diceva Gassman, se lo faceva Edoardo, se lo faceva Salvo Randone, Carmelo Bene, che pur facendo le cose estremamente raffinate era estremamente popolare e evidentemente quella è una chiave per fare arte e non soltanto per fare, ecco, non è il pop, adesso va a finire che litigo con Gianluca, non è il pop di Tiziano Ferro, o anche con Elisabetta, perché pure Elisabetta è una grande sostenitrice, ma con tutto il rispetto per Tiziano Ferro è l'arte popolare di grandi personaggi come Sordi, come Gassman, come Randone, una cittadina come Guardo, insomma è chiaro, se puoi fare grandi numeri a teatro, che comunque sembra un fenomeno di nicchia, devi tenere presente certe cose. Ma permettetemi. Hai fatto dei nomi veramente di qualità estrema, appunto. Turi Ferro, e facevano esattamente questo: teatro popolare di grandissima qualità. Il problema è la qualità, è quello che tu regali alla gente. Poi è anche interessante. Preparare dei, come dire, degli spettacoli magari popolari che hanno due o tre letture in modo che ognuno prenda quello che può e quello che vuole, no? E questo è ovviamente dipende dal regista che adesso ci dirà quali sono le due o tre letture di questo spettacolo. Gianluca, io vorrei che dicesse qualcosa. Un locale, un forestiero rispetto a noi, anche se qua gli ospiti siamo noi. Ma no, sì, di più metto un po' qua che sono contenta. Buonasera. Vabbè, intanto volevo solo dire che una cosa che in realtà non c'entra niente, ma sono molto emozionato di essere seduto qua perché l'ultima volta che mi ci sono seduto è l'anno scorso, anzi 2 anni fa, quando qui al Gobetti io ho fatto questo monologo che ha cambiato un po' la mia vita, dove io mi sono trasformato in un grande scrittore americano che si chiama Truman Capote, che è stato uno dei momenti massimi della mia, forse il momento massimo della mia vita professionale, sicuramente forse anche umana. Io devo dire una cosa, non facevo una compagnia di giro da tanto tempo, avevo deciso che non era roba per me, non volevo fare né il secondo da sinistra ma neanche il primo. Non volevo più. E poi andando a vedere Filomena Maturano, che credo sia uno degli spettacoli più belli che ho visto nella mia vita negli ultimi anni, andai a salutare Geppi e lui, e scherzando, mi disse: ma tu sei fatto venire a fare Edoardo? Io con te non lavorerò mai.
E lui mi disse, guarda, io ho un'idea, ma pensavo fosse un abitato, come spesso accade in questi casi. Invece un mese dopo ricevetti questa telefonata e mi offrì di fare Cazzanighe. Io mi ricordo che nella mia ingenuità gli dissi, scusa, ma devo fare un provino per questa cosa, perché in genere tu ti fanno i provini. E lui mi disse, no, no, guarda, se tu decidi io sarò molto felice. Quindi io ho cominciato questa avventura, devo dire una cosa, per ragioni diverse credo, però anche io domenica sera o lunedì, quando abbiamo cominciato le prove, ho provato una grande sensazione di libertà nel tornare, credo, a vedere queste persone. Ieri sera guardavo una scena, l'ho guardato tutto dalle quinte più o meno ieri sera, ho guardato una scena di Benedetto Casillo e Nunzia Schiano. Vi confesso che sono rimasto senza parole, rimango sempre senza parole della loro bravura. Io guardo una scena di Marisa e di Geppi quando lei gli annuncia che la figlia è incinta e rimango sempre allibito, ma perché penso veramente che siano attori che hanno allontanato l'idea dello stereotipo dell'attore napoletano, restituendo una grandezza assoluta che l'attore napoletano ha. E per me è veramente una grande gioia fare questo spettacolo. Quando mi ritrovo in quell'ascensore con Geppi provo una sensazione molto benefica, che ha allontanato da me l'idea di non volere più fare compagnie di giro. Poi in realtà ne ho fatto un'altra con Geppi facendo appunto Amadeus, ma mancavo da tanto tempo a infoltire le schiere degli scritturati, diciamo, perché forse non mi andava neanche più. Però questo spettacolo è un grande bagno di gioia, anche per un nordico, anzi forse soprattutto per un nordico, a parte che io poi questa città l'ho abbandonata tantissimi anni fa quando ero un ragazzo e cominciai a studiare qua in realtà, da Massimo Scaglione. Poi pensai, ma forse se devo affondare in un mare, vogliamo affondare in un mare grande. E quindi andai a fare l'esame al Piccolo Teatro e di lì cominciò poi tutta la mia vita, la mia carriera. E quindi sono molto contento di fare questo spettacolo, mi dà una grande gioia. E devo dire una cosa, mi dà più gioia quest'anno persino dell'anno scorso. Spero che avrà grande fortuna e continuerà a vivere, perché è uno spettacolo che palpita tanto. Quindi anche per un nordico è una gioia molto molto grande farlo, proprio grande. Nunzia, ci vuoi dire due parole? Vieni. Eccoci qua. Allora, Rachelina, quando Geppi mi ha proposto di fare questa cosa, io avevo davanti agli occhi il film e dicevo, cavolo, come si farà? Non sarò mai all'altezza di Marina Bonfalone, anche perché lei è molto più alta di me, quindi già questo. E poi, siccome io sono testa dura e altrettanto dura e Geppi, ho detto no, ma si deve trovare un modo, perché la bellezza di questo mestiere è che tu devi pensare sempre di essere unico, che non significa essere presuntuoso, significa che non c'è altro modo di fare questo lavoro, perché se pensi di fare qualcosa che somiglia a qualcun altro già hai perso in partenza. Quindi io mi diverto tanto, voglio ringraziare anche Gianluca, perché pure ieri sera quando abbiamo finito la scena lui continuava a dire come siete belli, mi diverte molto. Poi sono, diciamo, questa è la seconda compagnia che faccio con Geppi, avendo già fatto Filomena Marturano, e anche lì il mio personaggio è un personaggio che ho amato molto, perché Rosalia, come ci teneva a dire Liliana, che per me è stata illuminante, non sono caratteri, sono personaggi, hanno la loro vita, una loro identità, che è quello che poi fa anche la differenza, diciamo, rispetto a un attore moderno. Un attore di oggi deve pensare che deve fare sempre qualcosa in più rispetto a quello che sta scritto, perché se volevo fare l'impiegato avrei scelto, cioè, di fare un altro lavoro nella vita,
quindi tutto preciso, tutto esatto, le battute, quelle sono e quelle devi dire e finisce lì. Che è un po' quello che succede un po' più nel cinema, perché poi io alterno, devo dire anche fortunatamente da un po' di anni, la televisione con il cinema, l'ultimo, come lei saprà, è stato Dogman, che è stato un film di grande soddisfazione, con Matteo ho lavorato bene. Mi è dispiaciuto non aver fatto questo Pinocchio, ma in qualche modo anche in questo caso Ubi Maior, il teatro, ha inciso su questa possibilità di fare la grande lumaca, che non mi sarebbe dispiaciuto molto fare, però insomma la vita è fatta anche di scelte, no? Quindi sono un po' stanca a dire la verità di questa vita pellegrina, per certi versi, da una parte all'altra, stare qui e pensare che diciamo, i tuoi affetti lontano pure conta, però la sera quando poi sei sul palco ti dimentichi di quello che è il tuo vissuto quotidiano e la lavastoviglie è lì, è diventata una specie di cult, perché mi diceva il direttore tecnico del Quirino, sì, che la sera lui era costretto a rimettere la lavastoviglie al centro della sala perché c'era il pubblico che doveva fare le foto e quindi a un certo punto ho cominciato a invidiare, dico cavolo, se la fotografia che ha lavastoviglie significa che c'è qualcosa che non va in me, e questo è, grazie. Mi consente, ma come no, io vorrei anche che parlassero gli altri. Certo. Salvatore, dai, ma anche da dove state? Gli sticoli. Salite sulla sedia. Salite sulla sedia. Allora, il problema è questo, cioè io per la verità ero molto molto indeciso nel fare questa scelta di Così parlò Bella Vista, anche perché mi dissero, io non ho una memoria proprio straordinaria, di fare 6 ruoli, quindi immaginate un po', insomma. E quando io risposi, perché io ho lavorato molto con Alessandro ed è la prima volta che lavoro, ho il piacere di lavorare con Geppi. E Alessandro Siani. Alessandro Siani, mi chiedo scusa per noi, se fosse anche lui una persona di famiglia, esatto. E quindi a un certo punto lui dice no, oh, ma tu ce la fai, non ce la faccio. In tutti i modi ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, ho studiato il codione. È stata una cosa di una difficoltà enorme, perché io amo molto, diciamo, comprendere il concetto e poi cercare di andare un po' a braccio, no? Anche perché esco da quella forma impiegatizia, sono stato geometra in Banca d'Italia, quindi praticamente figurato, diciamo, mentre invece il nostro grande maestro era ingegnere alla IBM, ci siamo incontrati poi in quella prima vita, che lui veniva appunto in questa sede della Banca d'Italia di Napoli a vedere tutta la situazione, come andavano questi primi computer, le schede perforate, si capiva niente, insomma, infatti anche lì, diciamo, non studiavo molto bene. Dunque il personaggio, poi mi hanno dato questa responsabilità grandissima di fare Pazzaglio con questo Lavaduccio, insomma, che è uno dei monumenti scritti proprio dall'autore, per cui a un certo punto veramente, diciamo, non lo so, insomma, comunque venite a vedere e vi prometto, insomma, di, mi ricordo quasi tutto, grazie. Devo dire, lui ci provava le prime volte, ci provava. Grosso modo è questo, così. No, le dicevo parola per parola, perché naturalmente la battuta ha un suono, la frase ha una sua musicalità, ma poi è diventato un violino, quindi grazie. Senza problemi. Vittorio, dai, eccoci qua. Salve.
Sapendo che era il ruolo di Sergio Soldi, ricordiamolo. Ma io ho solamente due parole. Beh, io, diciamo, con Geppi abbiamo cominciato più o meno nello stesso periodo, negli anni 70, credo. Però non ci siamo mai incontrati. Ci siamo conosciuti qualche anno fa al Quirino, che io ero con Silvio Orlando per la scuola, e lì abbiamo avuto occasione di conoscerci. Quindi per la prima volta sono stato scritturato. Io dico solo due parole, perché il discorso poi sarebbe lungo, perché come Geppi sa, io sono un fervente meridionalista, per cui affronterei un discorso molto lungo e complicato. Però voglio dire, mi fa piacere essere in questo spettacolo per dare un contributo e per avvicinare, diciamo, amalgamare il mondo dell'amore e il mondo della libertà, perché c'è ancora troppo distacco tra nord e sud, e si evidenzia anche questo modo di concepire la vita fra il mondo dell'amore e il mondo della libertà. Fin quando ci sarà questo divario, non esisterà neanche l'Italia, secondo me. Per cui sono felice di esserci e di continuare insieme a tanti compagni veramente straordinari, come ha detto il buon torinese. Grazie. Allora, dei ragazzi, chi è che vuole parlare? Vuole dire qualcosa? Chi vuole dirci qualcosa? Elisabetta, non ti nascondere. No, siate coraggiosi. Andiamo anche a dire. Siate coraggiosi. Oh, vai. Parla di noi, si sente comunque. Potete anche parlare. Vabbè, sì. Tutti, vabbè, ovviamente per noi è un'opportunità enorme, perché per formazione, per preparazione, per cultura, per famiglie, molti di noi vengono da un mondo dove Luciano De Crescenzo era un nonno, anche se non lo conoscevamo. E avere l'opportunità di recitare le sue battute e studiare il suo pensiero, per noi penso sia un regalo enorme. A proposito di tema natalizio, è proprio un regalo di Natale da tenere sotto l'albero e coccolare, guardarselo e desiderarlo ogni giorno, perché appunto per noi quel mondo lì è un mondo che fa molta nostalgia. Viviamo in un mondo dove è difficilissimo guardare a dei miti, guardare a delle guide, guardare a dei maestri, e io mi sento, questo parlo a nome mio, ma penso di parlare anche a nome lui, io l'ho trovato in Geppi. Per me insomma è un onore enorme, e avere una figura di riferimento così importante nel lavoro, nella vita, è stupendo. E drammaturgicamente, filosoficamente, ritrovarla in Luciano ogni sera è un regalo enorme che sono orgogliosissimo di portare sulle spalle. Grazie. Senza ripetere quanto già è stato detto, anche per me è stato un bellissimo regalo, in particolare quello di Geppi, perché chiaramente io, anche un po' per colori, io ricopro il ruolo che interpretava lui da giovane, e potete immaginare la strana sensazione di quando ho dovuto imparare le sue battute, però immaginando, diciamo, la mia voce. E nello stesso, per esempio nella scena del dialogo, le battute di Luciano con la sua voce, quindi diciamo è stata un'emozione molto, molto forte. E poi in particolare a proposito del personaggio mio e di Patrizia, interpretata da Elisabetta, sebbene apparentemente, è una mia riflessione, ma sebbene apparentemente possano sembrare, diciamo, gli innamorati, come è sempre stato nella macchina comica dai tempi di Plauto, quindi diciamo apparentemente anche dei personaggi più beige, in un certo senso noi siamo anche coloro che riportano la misura del pubblico, perché diciamo in questo caleidoscopio, a volte anche macchiettistico, noi siamo anche coloro che permettono l'immedesimazione, diciamo, con il pubblico, e anche noi appunto cerchiamo di coniugare amore e libertà a nostro modo. Questo è tutto. Di non citare Tiziano Ferro, perché non è il momento.
dopo ci sentiamo da soli le canzoni. No, volevo solo dire che per me è stato molto emozionante essere, soprattutto interpretare la figlia di Geppi, perché alla fine Geppi è come un secondo papà per me artistico e anche non, e quindi niente, volevo ringraziarti. Grazie. Sì, stesso anche per me, ringrazio Geppi per avermi dato questa possibilità, e appunto uno spettacolo che ci mette gioia, e soprattutto per noi poter avere un cast del genere e poter imparare guardando i nostri compagni è un momento di grande crescita professionale, quindi, soprattutto il tuo. Grazie. Io sono, è la prima volta, cioè nel senso, è solo una sostituzione, quindi per me il regalo è un po'... Io sono una sostituzione. No, nel senso che mi è già successo. Quello che volevo dire, in sostanza, rispetto all'aspetto familiare di una compagnia, quest'oggi io lo sento ancora di più, perché ho tra di voi, tra il pubblico, c'è mio cugino che vive qui a Torino, e rispetto a questa assuefazione, rispetto al fare qualcosa solo se si riceve qualcosa, che è ormai diventata la quotidianità, così come lo vedo negli occhi di mio cugino, lo vedo negli occhi dei miei compagni di scena, che c'è qualcosa che sì, è chiaro che se ti viene detto qualcosa dal regista, da un compagno che ha più esperienza, è fatto innanzitutto per lo spettacolo, ma poi anche per te. E se questa cosa venisse portata anche nella vita di nuovo come era, forse non ci sarebbe neanche questa esigenza enorme di andare a cercare disperatamente l'ossigeno che mi è arrivato sia con Filumena che con questo tipo di spettacolo. Niente, questo è il mio augurio, che noi, come Bella Vista dice, con quella siamo l'unica speranza per questo mondo in cui la tecnologia da un momento all'altro ci si può rivoltare contro, è questo tipo di predisposizione. Capire che se dai qualcosa di te, nessuno più te lo potrà togliere, perché resterà dentro qualcun altro. E questo, insomma, io di questo voglio ringraziare. Adriano, che è stato l'ultimo a parlare, come vedete è in procinto, c'è anche la paletta, il secchiere e l'ombrellone, è in procinto ad andare in spiaggia insieme al cugino, che è vestito esattamente come lui, maniche corte, magliettina, io muoio di fritto, cioè, sono venuto qua come Totò e Peppino, Totò e Peppino alla fredda con Colbacco, abbiamo attraversato l'Alto Adige. Però Adriano ha detto una cosa che mi è piaciuta moltissimo, hai detto una cosa da poeta, da personaggio che fai nello spettacolo, molto interessante. Che pare scemo. Assolutamente, no, molto interessante, anche perché effettivamente si sta perdendo, tra virgolette, l'umanità. E questo bisogna recuperarlo in tutti i modi, roba che invece a Napoli c'è ancora. Non dovrei sottolinearlo, ma invece è così. Io spesso, anche Geppi, andiamo a Napoli, anche se non abitiamo più lì, però a Napoli c'è ancora questo segno di umanità che è in questo spettacolo e che secondo me non morirà, perché Napoli è una città da questo punto di vista molto speciale, molto molto speciale, con mille difetti naturalmente che abbiamo in tutti i sensi, però molto speciale sentimentalmente parlando. Bene, io ringrazio davvero moltissimo Marisa Laurito, Geppi Gleieses, tutta la compagnia di questo bellissimo spettacolo, grazie a voi che siete rimasti... Soprattutto Ferrato, che è di Torino. Soprattutto Ferrato, ovvio, certo. E poi direi un saluto affettuoso a Tiziano Ferro. Dato ma non presente. Grazie mille a tutti e mi raccomando, andate a teatro e andate a discorso. Grazie mille.